Bene, grazie Pastore Petrone. E stasera un tema che voglio presentare ha a che fare con la stagione che viviamo. Siamo al penultimo giorno dell'anno appena trascorso e come spesso avviene, noi facciamo dei bilanci, andiamo a vedere quello che è successo. Cosa abbiamo vissuto, le esperienze che abbiamo vissuto possono essere negative o positive, e grazie al Signore, sono tante le esperienze positive, ma ahimè, spesso viviamo anche esperienze negative che, affliggono il nostro cuore e portano quasi alla tentazione di non parlarne, come se volessimo dimenticarle. Vero è che la parola di Dio ci incita a dimenticare le cose passate quando queste sono d'intralcio per la nostra vita presente e ci offuscano la visione riguardo al futuro, ma è vero pure che ricordare la vita vissuta, le esperienze vissute, belle e meno belle, ci aiuta. Vedremo stasera in che modo ci aiutano. O ci aiuta il ricordare. Innanzitutto, il ricordo delle esperienze positive ci aiuta a dare al Signore la gloria dovuta al suo nome. Ci dà la possibilità di ricordare quanto è buono il Signore, le opere potenti che fa, le cose grandi che ha operato. Il Salmo 77, versi 11 e 12. Ci dicono: io rievocherò i prodigi del Signore, sì, ricorderò le tue meraviglie antiche, mediterò su tutte le tue opere e ripenserò alle tue gesta. Questo è un passo molto molto importante perché ci incita a ricordare, a rievocare le opere del Signore. Ciò che il Signore ha fatto nel passato ci dà la grazia di sperare per il nostro futuro. È passato un altro anno e non c'è dubbio che quello appena vissuto ha portato tantissimi cambiamenti. Se pensiamo alla geopolitica e alle relazioni internazionali, il 2023 è stato sicuramente uno degli anni più particolari nel corso degli ultimi decenni. L'accentuarsi della tensione tra i vari blocchi militari, politici, ci porta a pensare che il futuro non è affatto sicuro, certo, anzi è molto traballante e minaccioso. Ma come affrontare tutto questo? Se voi leggete tutto il Salmo 77, c'è un momento nel quale il salmista quasi si scoraggia e dice: mi affligge il fatto che il Signore non opera come operava nel passato. Attenzione, non è la realtà quello che lui sta dicendo. Non è vero che il Signore non opera come operava nel passato, ma sta dicendo che andando a guardare la realtà appena vissuta, che è una realtà difficile, a volte negativa, a volte pericolosa, dico andando a guardare questa realtà, il salmista è portato a pensare, ad avere dei sentimenti tali che lo portano a pensare che il Signore non opera più come nel passato. E qual è la risposta del salmista a questa emozione, a questo stato d'animo che non è certo la realtà, è una realtà travisata, è una visione della realtà negativa, perché viene attraverso le lenti delle esperienze negative del passato, la visione di ciò che sta succedendo. Cosa fa il salmista? Nel verso 11 e nel verso 12, che chiedo alla regia di proiettare di nuovo, dice: ecco cosa io faccio, rievocherò i prodigi del Signore, sì, ricorderò le tue meraviglie antiche e mediterò su tutte le tue opere e ripenserò alle tue gesta. Adesso, mentre state ascoltando questa riflessione, io vi incito a guardare alla vostra vita
corso del 2023 alle esperienze che avete vissute. Sicuramente ce ne sono di negative, di scoraggianti, ma soffermatevi a quelle esperienze che vi hanno portato a vedere il cambiamento, l'intervento soprannaturale del Signore. Per sperare nel futuro, per avere una visione del passato che va a proiettarsi sul futuro alla luce delle opere meravigliose che il Signore ha compiute. A volte, le persone potrebbero dire: sì, ma tutto il 2023 è stato drammatico per me. Pensa a quelle persone che sono malate, quelle persone che sono in chemioterapia, quelle persone che hanno avuto un verdetto medico molto nefasto e che hanno vissuto magari una battaglia contro un male difficile da debellare. È facile cadere nell'errore di pensare che alla resa dei conti il Signore non opera più come nel passato. Allora, se non ti basta le esperienze tue positive, se non hai secondo te delle esperienze positive tali da darti speranza per affrontare quelle negative, vai a scorrere la storia, vai a guardare le opere che il Signore ha fatto nel corso dei secoli, vai a vedere le testimonianze meravigliose dell'intervento soprannaturale del Signore. E io ricordo anni fa, quando avevo un problema alla gola, mi sono ricordato di quello che Dio aveva fatto attraverso una preghiera che avevo impartito ad una sorella con un nodulo alla gola, come il Signore l'aveva liberata istantaneamente e lei poteva parlare bene. Aggrappandomi a quell'esperienza di anni prima, io ho proclamato la parola del Signore per la mia situazione. E sapete cosa è successo? Nel giro di alcuni mesi ho dovuto lottare con quella situazione alla gola che mi impediva di parlare bene, avevo una voce rauca, non riuscivo a cantare, ma dopo diversi mesi, confidando nel Signore, un giorno mi sono ritrovato che stavo predicando la parola del Signore con la voce bassa, rauca. Tutto all'improvviso, come se qualcuno avesse sturato un lavandino, avesse fatto qualcosa di brusco, immediato, la gola si è liberata, sono stato guarito all'istante perché ho cominciato a lodare il Signore, ho cominciato a cantare. Mi ricordo ero in una piccola comunità con poche persone e bisognava cantare per guidare l'adorazione perché chi mi stava ascoltando non era proprio esperto nel canto e quindi io dovevo cantare, ma non potevo cantare con quella voce. Ma ho avuto fiducia nel Signore, mi è balenato nella mente quel ricordo di quella preghiera che avevo fatto anni prima a favore di quella sorella che il Signore poi ha guarito istantaneamente. E lì in quel momento ho sperimentato la potenza del Signore. Potrei raccontarvi la stessa tipologia di esperienze, non solo riguardo alla guarigione dalle malattie o dai malesseri fisici, ma potrei parlarvi di come il Signore è intervenuto miracolosamente anche nella provvidenza, anche a provvedermi ciò di cui avevo bisogno. E parlo di qualche mese fa, c'era un bisogno per la mia attività spirituale e pregavo in macchina e chiedevo al Signore di intervenire. La mia mente andava indietro alle esperienze simili quando il Signore aveva operato miracolosamente. Ed ecco che dopo qualche giorno il Signore ha fatto un miracolo, provvedendomi ciò di cui avevo bisogno. Potrei andare all'infinito a raccontarvi queste esperienze e io voglio incoraggiarvi stasera. Andate a vedere le opere grandi che il Signore ha fatto nel corso del 2023 nella vostra vita, ma se ciò non basta, andate a vedere nel corso degli anni precedenti o andate a vedere nella vita di altre persone testimonianze che parlano dell'intervento soprannaturale del Signore. Mi viene alla mente l'episodio di Davide che si trova di fronte al gigante
Goliath. Lui, Davide, aveva più volte combattuto contro animali feroci, aveva combattuto contro l'orso, aveva combattuto contro il leone, ma qui si trovava di fronte ad una situazione totalmente nuova ed era minacciosa questa situazione. Sembrava non ci fosse speranza. Cosa ha fatto Davide? Ha rievocato l'esperienza della liberazione dalla bocca del leone, della liberazione dalla zampa dell'orso, e Davide ha fatto quello che abbiamo letto nel verso 11, nel verso 12 del Salmo 77, che è scritto da altri in questo caso, ha rievocato le opere potenti del Signore. Mentre mi stai ascoltando, rievoca quelle opere. Ricordati di quando il Signore ti ha liberato, ricordati di quando il Signore ti ha guarito, ricordati di quando il Signore ti ha salvato. Forse stai pregando per la salvezza di una persona cara che sembra che non abbia nessun interesse alle cose del Signore, ma vai a rievocare la tua esperienza, vai a vedere quanto eri lontano dal Signore e il Signore è intervenuto e ha illuminato la tua mente, dandoti una visione corretta delle cose spirituali, al punto che tu hai cercato la faccia del Signore e il Signore ti ha salvato. Questo ti darà una fiducia, rafforzerà la tua fede, come diceva poco fa il pastore Petrone, dandoti speranza per il futuro. Non lasciarti demoralizzare dalle notizie, dai commenti delle persone negative che pensano che non ci sarà più speranza. Credi nell'opera soprannaturale del Signore. Credi che Dio opererà ancora una volta a tuo favore, come ha fatto nel passato, e vedrai la mano potente del Signore. Quando alcuni anni fa, credo 2 o 3 anni fa, ci fu la comparsa del Covid, sembrava la fine del mondo. Ma adesso andiamoci a guardare, guardiamo indietro, grazie a Dio il Covid è stato abbastanza superato, benché ogni tanto c'è qualche colpo di coda, ma non ci sono più quelle situazioni drammatiche che ben ricordiamo. Dobbiamo aggrapparci al Signore, alleluia, colui che ci ha liberato nel passato ci libererà anche adesso, colui che ha fatto rinascere la speranza nei momenti più bui della nostra esistenza lo farà anche adesso. Cosa fai quando è buio? Accendi la luce. Cosa devi fare nel buio della situazione nella quale ti trovi? Accendi la luce della speranza attraverso il ricordo, la rievocazione delle opere potenti del Signore. Anni fa mi trovavo in una località in provincia dell'Aquila chiamata Scarafano. È una località che ha vissuto dei risvegli nel passato. E mio suocero, che è nato in quella zona e che ha vissuto la sua infanzia e poi la sua adolescenza, gioventù, lì in quelle zone, ha raccontato più volte delle meraviglie che il Signore ha fatto in quelle terre, in quella valle, anzi in quella collina sotto la montagna di Scarafano, in provincia dell'Aquila. Ha ricordato come i giovani erano pieni dello zelo, del fuoco del Signore, facevano chilometri e chilometri a piedi per andare ad ascoltare la parola del Signore. Ha ricordato delle opere potenti che il Signore ha compiuto lì in quelle zone nei tempi passati. E mi ricordo qualche anno fa, sono stato in quelle zone, come lo faccio quasi ogni anno, e mi trovavo con un pastore visitatore che era venuto a Pescara a predicare dagli Stati Uniti d'America. E questo servitore del Signore, dopo il mio racconto di quello che Dio aveva fatto negli anni passati, appunto a Scarafano, ha voluto visitare la località e siamo andati insieme e abbiamo visto quelle zone molto belle sotto la montagna, e c'era quella chiesetta dove si radunavano le persone, la casa natia di mio suocero dove si svolgevano preghiere, preghiere, digiuni per ore, e come il Signore operava. E mentre noi rievochevamo
queste esperienze, la presenza del Signore è scesa. E io ricordo, c'era una sensazione proprio della presenza di Dio, e lui, il pastore, che è mio ospite, che era con me, mi ha detto a un certo punto: Pastore Pietro, sento una forte presenza del Signore. Il rievocare l'opera del passato sta riaccendendo in noi la speranza che Dio farà di nuovo queste cose. Allora stasera noi vogliamo rievocare le opere belle che il Signore ha fatto per la nostra vita. Anima mia, benedici il Signore e non dimenticare alcuno dei suoi benefici. Alleluia. Concentriamoci stasera sulla benedizione del Signore. Io mi fermo un attimo. Ecco, mi fermo. Tu ricorda ciò che il Signore ha fatto per te nel corso del 2023 e degli anni precedenti. Aggrappati a quella speranza che quelle cose hanno suscitato in te e guarda il 2024 con fiducia. Alleluia! Il Signore sarà con me. Ma sapete, rievocare le cose che sono avvenute e non sempre implica soffermarsi solo sulle cose positive. A volte bisogna soffermarsi anche sulle cose negative avvenute. E quando noi andiamo a vedere le cose negative avvenute, questo ci dà anche un insegnamento perché quelle cose non si ripetano, perché possiamo imparare dalle nostre esperienze negative, dai nostri errori e perché no, dagli errori degli altri. In Prima Corinzi 10:6, che la regia gentilmente ci proietta, noi leggiamo queste parole dell'Apostolo Paolo. Dice così l'Apostolo: Ora queste cose avvennero per servire da esempio a noi, affinché non siamo bramosi di cose cattive come lo furono costoro. Paolo sta parlando di esperienze passate, vissute, che sono state caratterizzate da negatività, da errori, anche da drammi a volte. Ebbene, io so che chi mi sta ascoltando stasera probabilmente ce ne sono di quelli che hanno vissuto qualche dramma nel corso del 2023. Noi abbiamo avuto dei lutti a Pescara, nella chiesa, tra persone che un tempo frequentavano le nostre riunioni e abbiamo visto il dolore che si è diffuso nelle famiglie per la perdita di queste persone care. Ebbene, quando noi abbiamo esperienze negative, abbiamo avuto casi di persone ammalate che si sono ammalate nel corso del 2023. Quando andiamo a guardare queste esperienze, cosa possiamo trarre? Dobbiamo trarre delle lezioni affinché possiamo imparare da queste esperienze. Queste cose, dice l'Apostolo Paolo, sono state di esempio per noi affinché non siamo bramosi di cose cattive come lo furono costoro. Nel passo specifico, Paolo sta parlando di quello che gli ebrei avevano compiuto nel corso dei secoli, degli errori compiuti. Andiamo a guardare queste cose, andiamo a vedere i nostri errori. Io sono sicuro che se ci fermiamo, così come possiamo analizzare le opere potenti di Dio, se ci fermiamo a considerare la nostra vita nel corso del 2023, sicuramente ci sono degli errori che hanno provocato delle conseguenze e che non vogliamo si ripetano più. Fermiamoci. Mentre noi ricordiamo queste cose, questo ricordo ci abilita a prevenire che le stesse cose avvengano di nuovo. Forse abbiamo avuto esperienze negative nelle relazioni, forse abbiamo avuto problemi, a livello matrimoniale. Forse abbiamo avuto esperienze negative nella nostra attività professionale. Qualsiasi sia l'argomento di cui stiamo meditando,
Possiamo trarre delle lezioni e imparare da quelle esperienze negative. È molto importante, imparare dalle esperienze negative, perché le cose, non solo le cose avvenute ad altri, ma anche le cose avvenute a noi, sono esempi affinché non ripetiamo la stessa esperienza. Quando l'Apostolo Pietro, venne avvertito da Gesù sul fatto che doveva fare attenzione perché Satana stava cercando di vagliare i suoi discepoli, come si vaglia il grano, e Gesù disse: "Ma io ho pregato per te affinché la tua fede non venga meno." Pietro fu superficiale, non prese seriamente queste parole. E quando Gesù ha cominciato ad avvertirlo del fatto, e avvertire anche gli altri del fatto che sarebbero stati scossi e la fede di molti sarebbe stata messa a dura prova e alcuni avrebbero abbandonato Gesù, addirittura tradito il Signore. Gesù cominciò a parlare del tradimento di Giuda. Pietro fece quell'affermazione: "Oh Signore, anche se gli altri ti dovessero tradire, io non lo farò mai." E poco dopo invece sappiamo, Gesù intanto gli ha detto: "Il gallo non avrà cantato e tu non mi avrai già rinnegato 3 volte." E sappiamo la storia come va a finire. Pietro cade nell'errore e quest'errore l'ha portato poi a piangere amaramente, ma successivamente, di fronte a situazioni simili, non ha fatto lo stesso errore, non ha confidato sulla propria capacità come invece aveva fatto precedentemente, non ha detto: "Oh sì, io ti amo più degli altri, gli altri sicuramente ti tradiranno, ma non io, Signore." Di fronte al Sinedrio, in Atti degli Apostoli, Pietro sapeva cosa rispondere. Di fronte al sommo sacerdote, Pietro ha avuto la prontezza di dire: "Ditemi voi a chi bisogna ubbidire, a Dio o agli uomini?" Guardate che diverso atteggiamento aveva ora Pietro. Pietro non sta più a paragonarsi con gli altri. Pietro non conta più sulle proprie capacità, ma conta sulla potenza del Signore. E Pietro, insieme a Giovanni, fanno una preghiera straordinaria di fronte alle minacce del Sinedrio: "Oh Signore, riguarda alle loro minacce. Dà alla tua Chiesa, ai tuoi servi, la potenza, l'unzione per fare miracoli nel tuo nome." Oh, non è più il Pietro della vecchia esperienza, quella del rinnegamento del Signore, dovuto al fatto che contava sulle proprie forze e non sulle forze del Signore. Pietro ha imparato dalle sue esperienze negative per evitare di ripeterle. E ovviamente questa esperienza negativa di Pietro è stata di esempio per altri. Io immagino che Pietro ne avrà parlato nel corso del suo ministero con le generazioni più giovani di servitori del Signore per evitare che facessero gli stessi errori. Ma ricordare le esperienze del passato ci porta anche a lodare il Signore in ogni tempo, perché se durante le nostre esperienze negative abbiamo lodato il Signore ci ha dato la vittoria. Se durante le nostre esperienze positive abbiamo lodato il Signore e questo ha incrementato la nostra fede, noi impariamo a lodare il Signore in ogni tempo. Fermiamoci a considerare il nostro vissuto 2023 e ci possa portare questa riflessione a benedire il Signore, a lodare il Signore. Il Salmo 34, verso 1, dice così: è un salmo straordinario, meraviglioso, alleluia, che dice: "Oh, Davide, quando si finse pazzo davanti ad Abimelech, fu scacciato da lui e se ne andò e disse: 'Io benedirò il Signore in ogni tempo, la sua lode sarà sempre nella mia bocca.' Io loderò il Signore quando? In ogni tempo." Il ricordo delle esperienze passate, belle e negative, ci porta a lodare il Signore
in ogni tempo. L'alore, diceva qualcuno, è dinamite. L'alore apre il mondo spirituale e provoca l'intervento soprannaturale del Signore. Le esperienze del passato, positive e negative, siano di stimolo per lodare il Signore e affrontare il 2024 con la forza del Signore, con l'unzione del Signore. Ma voglio citare un ultimo verso in Seconda Corinzi, capitolo 1, versi 3 e 4, che ci parla di come le nostre esperienze sono anche di incoraggiamento per gli altri. C'è stato un tempo quando nelle riunioni c'era un tempo della testimonianza, si raccontava le proprie esperienze. Oh, è importante. Leggiamo insieme Seconda Corinzi, capitolo 1, versi 3 e 4. Sia benedetto Dio Padre del nostro Signore Gesù Cristo, il Padre delle misericordie, il Dio di ogni consolazione, che ci consola in ogni nostra tribolazione, affinché, alleluia, possiamo noi stessi, da Dio consolati, consolare quelli che si trovano in qualunque afflizione. Allora, questo è un passo importante, va riletto, Seconda Corinzi, capitolo 1, versi 3 e 4. Se lo possiamo riproiettare dall'inizio, lo voglio rileggere dalla versione nuova riveduta. Benedetto sia Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, il Padre delle misericordie, o Padre misericordioso, e Dio di ogni consolazione. Ascoltate ora il verso successivo, il quale ci consola in ogni nostra afflizione. Quindi l'afflizione passata, l'afflizione presente, genera la consolazione del Signore, affinché mediante la consolazione con la quale noi stessi siamo da Dio consolati, possiamo consolare quelli che si trovano in quale afflizione. Quindi noi abbiamo passato un'afflizione, Dio ci ha consolati, passato, e noi prendiamo quell'esperienza del passato. Sì, citiamo e ricordiamo l'afflizione, ma citiamo e ricordiamo la liberazione e ricordiamo la consolazione. Con questa esperienza noi possiamo consolare gli altri. Se io oggi vi ho raccontato solo alcune delle esperienze, ve ne potrei raccontare tante altre. Dico, se l'ho fatto è perché nel raccontarvi io posso dare coraggio a chi mi sta ascoltando. Mi ricordo in una situazione specifica, era il 5 maggio 2005, qui è importante guardare questo numero, il 5. 5 maggio 2005, alle 5 di mattina, il Signore mi ha parlato per darmi una soluzione ad un problema grande, come una casa, diciamo, dalle parti nostre. Il 5 maggio 2005, alle 5 di mattina. Perché il Signore ha fatto questo intervento soprannaturale in un momento così preciso, 5 maggio alle 5 di mattina nel 2005? Perché io non dimenticassi, come si può dimenticare una coincidenza così particolare? 5 maggio 2005 alle 5 di mattina. E il Signore mi ha parlato, alleluia, e mi ha dato una strategia per superare un problema, una crisi, difficoltà nella quale mi trovavo. Allora noi raccontiamo queste esperienze, non le dimentichiamo, per poter essere di consolazione anche per gli altri. Io mi fermo qua, credo che il tempo a mia disposizione è passato e io voglio incoraggiarvi adesso a pregare insieme a me e, se possibile, insieme al pastore Pedrone. E noi vogliamo ora pregare guardando il 2024, perché il Signore intervenga nella vostra vita per darvi un 2024 benedetto dal Signore. Ribadisco quel punto sulla lode. Affronta il 2024 lodando il Signore. Padre, nel nome di Gesù, alla conclusione di questo mio intervento e questa riflessione, insieme al pastore, io voglio pregarti affinché coloro che ci stanno ascoltando possano ricevere questa parola come parola di Dio. E quando la ricevono come parola di Dio,
quella che essa è, perché so che viene da te, Signore, loro possono sperimentare la potenza della parola di Dio, perché la parola di Dio è potenza. Disse l'Apostolo Paolo, le mie parole non sono consistite in narrazioni e in manifestazione della sapienza umana, ma in dimostrazione della potenza di Dio. Padre, metti a opera la tua parola stasera, che la tua parola operi nel cuore delle persone, e quella persona che si trova di fronte a una situazione difficile, che si trova di fronte ad un'operazione chirurgica dall'esito incerto, che si trova di fronte ad una situazione nella quale l'esito può essergli fatale, noi nel nome di Gesù preghiamo affinché la fede sia generata nel cuore di questa persona, essendo nello spirito e una sorella. Sì, Signore, che la fede sia generata dall'ascolto delle esperienze passate, dall'ascolto di quello che tu hai fatto nel passato, che questa sorella possa dire insieme al salmista: io ricorderò le mie esperienze del passato, io ricorderò le opere compiute dal Signore nel passato, e colui che ha fatto le opere meravigliose del passato le farà anche adesso. Signore, metti la tua mano nel nome di Gesù, e che quella situazione difficile che crea ansia, preoccupazione, paura sia risolta nel nome di Gesù in un modo soprannaturale. Oh Signore, nel nome di Gesù, che la Chiesa si levi, che la Chiesa si alzi nel 2024 e cammini nella potenza dello Spirito Santo. Maggiore sono le tenebre, più potente sarà la luce. Maggiori sono le forze demoniache scatenate, più grandi sono le potenze spirituali che vengono spiegate dal Signore a favore del suo popolo. Facci sperimentare la tua opera, Signore, soprannaturale, come nel passato. Rievochiamo le opere del passato per viverle nel 2024 nella benedizione del Signore. Te lo chiediamo nel nome glorioso di Gesù. Amen.